vittoria consecutiva. La Juve Stabia, possiamo dire, c'è lì, tra le prime in classifica. Ma mi è piaciuto lo spirito, mi è piaciuta l'intensità, non era semplice dopo la partita di Monopoli di 3 giorni fa. Mi è piaciuta la determinazione nel voler il risultato nonostante lo svantaggio. Queste sono indicazioni importanti per me e anche per i ragazzi, perché stiamo lavorando su dei concetti per qualcuno nuovi, nonostante l'età, perché qualcuno magari sta rivedendo alcuni aspetti tattici alla soglia dei 30 anni e anche oltre, quindi per cercare di convincere ancora maggiormente c'è bisogno del risultato, e questo credo che sia la medicina giusta, più importante, perché altrimenti si inizia a dubitare, si inizia a fare pensieri sinistri che non portano da nessuna parte. Invece la loro grande disponibilità dal primissimo giorno ha portato a 2 mesi ad avere un meccanismo importante, ma nonostante ciò comunque siamo destinati a stare ancora con la testa china, la testa abbassata, perché c'è da lavorare ancora tanto. Cosa è successo a fine primo tempo? Ma non volevo che si ripetesse la situazione di Catania, quando Salvi si è lasciato prendere dal nervosismo, si è staccato dalla partita, è caduto in una ammonizione stupida e poi la seconda l'ha portato fuori gara. E abbiamo perso 15 minuti nell'andare dietro all'arbitro, all'avversario, e non stavamo ragionando da campo. Cancellotti stava ricadendo in questo nuovo errore, allora mi sono accorto e sono andato di corsa verso di lui per portarlo via, perché non era il caso di continuare a protestare, non c'era motivo, anche perché a fine di primo tempo e c'era da recuperare. Probabilmente l'arbitro, vedendo la corsa abbastanza importante ancora a freddo, ha ritenuto probabilmente opportuno che fosse una corsa diretta verso di lui, ma ovviamente non ce l'avevo con lui. Mi auguro di non pagare oltre misura, perché già è stato difficile per 45 minuti vedere la partita da dietro la panchina. Ecco mister, chi di schema felice, di schema felice, che cosa ha pensato sul gol del Messina, su uno schema che ha trovato la difesa di Vestabri ben impreparata? Ma oggi sono importanti tutti i momenti, compresi i calci piazzati. Noi abbiamo avuto la fortuna già da Livorno di lavorare su questo aspetto e trovare anche dei buoni risultati. Possiamo migliorare ancora tanto da questo punto di vista, perché abbiamo gente col piede importante e quindi possiamo ancora incidere sui calci piazzati. Ovviamente anche gli altri cercano di sfruttare le proprie qualità. Sapevamo di questa caratteristica, perché comunque osserviamo anche gli altri, però non ci puoi sempre arrivare su tutto, anche se a mio avviso c'era anche un fallo su Russo, lo stesso mi ha detto che ha rischiato anche l'osso del collo, però pazienza, è andata in quel modo. Però l'importante era vedere quel tipo di reazione, continuare a fare la gara, perché ho chiesto ai ragazzi fino alla fine di giocare pensando alla palla e pensando a quello che dovevamo costruire. Ecco, lo so che a lei non piace parlare dei singoli, però si è trovato il vice capodaglio con questo Esposito. Lei ha fatto una piccola tiratina di orecchie dopo la gara di Catania e si è fatto trovare pronto, ed ecco, tre partite di intensità. Io con Esposito ho parlato dai primissimi giorni, perché comunque la qualità di questo ragazzo è notoria a chi fa calcio. È un giocatore importante, è giovanissimo. Dove deve crescere ancora è nella cattiveria agonistica, nel capire che tutti i palloni sono importanti, soprattutto in quella zona di campo dove bisogna semplificare al massimo. Il centrocampista per definizione è un semplificatore, non è uno che si complica la vita, e di conseguenza deve avere anche la cattiveria agonistica giusta per dare un contributo in fase di non possesso. Sta crescendo da questo punto di vista, perché probabilmente ha capito che c'era una grossa opportunità per lui. La sta comunque sfruttando bene. Devo dire che anche altri ragazzi che in questo momento non stanno facendo parte della gara stanno lavorando in maniera egregia e dovrebbero essere anche meritevoli di trovare il campo, però ovviamente devono andare 11, ma con questi impegni e con questa intensità sicuramente ci sarà una rotazione e credo che tutti daranno il loro apporto. Ecco, un bravo allenatore è anche un allenatore fortunato, però la fortuna uno se la costruisce. Oggi fa riposare a mente, mette Atanasov, e Atanasov le regala il gol vittoria. Ma era in programma, perché comunque abbiamo due atleti nella fase centrale insomma, che hanno fatto già qualche campionato, e giocare a distanza di 3 giorni non era semplice.
Non ero convinto di avere Morero nella partita, perché fino a ieri era bloccato, anzi era più fuori che poi grazie ad all'intervento del nostro medico e alle cure dei fisioterapisti, ieri sera mi ha detto che stava bene. Ho detto, vabbè, proviamo questa mattina in allenamento, vediamo come la reazione. Diciamo che da programma era quello di far riposare Amenta. Questo è la testimonianza comunque di quello che dicevo prima, che chi sta fuori non sta demeritando, perché stanno lavorando con grande attenzione, e se non lavori con grande attenzione non tiri fuori, al di là del gol, ma la prestazione che è stata sicuramente importante. Con il Foggia che scenderà in campo domani sera, c'è un Lecce che invece ha vinto e quindi è a punteggio pieno. La classifica è molto corta, la Juve Stabia dista solo 3 lunghezze. Questo vi fa avere più fame anche durante la settimana nella preparazione dei match? Noi dobbiamo lavorare su noi stessi, è l'unica cosa che possiamo fare. Non possiamo guardare gli altri, perché anche gli altri hanno obiettivi importanti. Dobbiamo lavorare su quello che è sotto la nostra gestione, e possiamo solo cercare di migliorarci quotidianamente, perché noi sappiamo che se siamo questi possiamo dare fastidio. Guai a abbassare l'intensità, guai a abbassare la voglia di continuare a migliorarsi, di scoprirsi, perché come dicevo prima qualcuno sta iniziando a vedere qualcosa di diverso, e si stanno misurando un abito che probabilmente inizia a stare bene, però da lì a portarlo con disinvoltura ci vuole. La punizione di Marotta era alla Caserta, alla Fontana, com'era? Era la Marotta perché come dicevo stiamo lavorando tanto sui calci piazzati, e quando mi riferisco che ci sono piedi importanti, piedi educati, è proprio questo. Mi dispiace anche per Zibert, che ha avuto la sua occasione, perché lui è un altro specialista e ha una voglia incredibile di fare gol, ma lui è uno di quelli che con grande sacrificio sta cercando di ragionare probabilmente in un ruolo, in un contesto al quale non era abituato, ma sono convinto che anche lui oggi già ha iniziato a far vedere qualcosina, da qui a poco e farà vedere cose importanti, perché è un giocatore importante. Ecco, chi ha seguito i suoi allenamenti in queste settimane che è stato qui a Castellammare ha ascoltato molto spesso la parola basta un po' di sentimento, la frase basta un po' di sentimento, basta questo per vincere. Sì, non è che basta, è una componente importante, perché io spesso dico ai ragazzi che la palla parla, non ha la bocca ma parla. Un passaggio fatto in un certo modo arriva all'occhio dell'osservatore raccontando quello che sta vivendo l'atleta in quel momento. Se è forte, deciso, intenso, vuol dire che sente, anche il tifoso sente che c'è determinazione, che c'è voglia, e lo trascina. Di conseguenza, se si crea entusiasmo, è perché entusiasmo viene creato dal campo.